Giorni fa il vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli, ha dichiarato che ormai non vi sono più ostacoli per arrivare alla tanto discussa filovia sulla strada Parco. Non è di questa opinione di Fondazione Comunista che questa mattina in conferenza stampa ha sottolineato che prima di dare il via all'intera operazione è importante che i cittadini di Pescara conoscano a fondo il progetto. Ascoltiamo Maurizio Acerbo, consigliere comunale del PRC. Ma noi abbiamo sempre espresso perplessità su quella che impropriamente viene definita filovia, perché in realtà questo mezzo di 18 metri per gran parte del percorso andrà a gasolio in mezzo alla città come un normale mezzo pubblico, soltanto un po' più grandicello rispetto a quelli che sono adesso in circolazione. Noi diciamo che c'è un nuovo consiglio comunale, una nuova amministrazione che non possono procedere per inerzia, perché tanti anni fa si è deciso di avvalersi di un finanziamento e il denaro pubblico bisogna spenderlo a tutti i costi, perché il passato ci insegna che quando si ragiona così, come è accaduto per il porto con quell'ecomostro che è stato realizzato con la fabbrica di sabbia inquinamento, o all'Aquila per la metropolitana di superficie mai entrata in funzione, si buttano via i soldi e non si concretizza niente di positivo. Il Consiglio Comunale nel 2008 ha votato che il progetto esecutivo sarebbe venuto in Consiglio. Noi invitiamo l'amministrazione a portare in Commissione e poi in Consiglio e al confronto con la cittadinanza, con le organizzazioni in categoria, le forze sociali, le associazioni, i comitati, il progetto esecutivo per valutarlo. Anche per quanto riguarda un tema che ci sembra sottovalutato, che è quello dei costi, perché saranno le casse comunali a dover pagare i costi di gestione.